Uno dei servizi che sto offrendo ultimamente sul mio portale silviarose.com è quello di andare a indagare i casting che escono durante l'anno, ma anche le produzioni e soprattutto le nuove produzioni che si presentano nel panorama del musical italiano. È uscito proprio in questi giorni un casting per un rent dall'associazione Daphne. E ho avuto la curiosità di andare ad indagare e capire di che cosa si tratta. Abbiamo con noi Giorgio Maddalena e ci parlerà proprio di questa associazione. Ciao, benvenuto. Ciao Silvia. Raccontaci gli esordi e lo start-up, per parlare in termini tecnici, dell'associazione Daphne. L'associazione Daphne nasce 4 anni fa da un'esigenza che nasce come mia esigenza personale da ex studente, diciamo così, di una delle tante accademie che sono sorte negli anni in Italia, in questo mondo, una realtà siciliana, prettamente siciliana, però che nel tempo è andato assumendo una connotazione un po' più a diffusione nazionale. E naturalmente, mi rendo conto di aver suscitato una certa curiosità, perché molti si saranno chiesti chi è questa associazione Daphne, e sono qui anche per questo, per cercare di soddisfare questa curiosità. Sì, perché appunto, avendo visto un titolo come Rent, molti performer che mi seguono mi hanno scritto privatamente e volevano maggiori informazioni, perché comunque è un titolone e i diritti, insomma, sono importanti. Sì, io mi sono imposto di fare le cose con tutti i guarismi, cioè di approcciarmi a questo mondo nel modo più lineare possibile, e pur rendendomi conto che il trasporto economico non sarà indifferente. Però ecco, io Immagino. ci credo molto e quindi ho voluto operare come Dio comanda, ecco. Il percorso di Rent con voi è iniziato 4 anni fa, dico bene? Sì, 4 anni fa, esattamente il 2 settembre del 2011, abbiamo messo in scena una school edition presso uno dei comuni in provincia di Catania, con ex allievi di un paio di scuole, per fare giusto i nomi: l'Accademia Internazionale del Musical, la Musical Theatre Academy di Catania, e abbiamo messo in scena questo nostro adattamento, un nuovissimo adattamento, perché questa è forse la chicca che nessuno ancora sa. Questo rent è tutto in italiano, cantato e recitato in italiano, grazie all'adattamento e alla traduzione di un giovanissimo performer che si chiama Alessandro Vivona, che si è preso la briga di informarmi 4 anni fa di questa sua impresa e di coinvolgermi. Mi ha detto: cerco un produttore. Io gli ho risposto quasi così incoscientemente: l'hai appena trovato. Mamma Ecco. mia, che coraggio, complimenti. E adesso cosa succede con Rent? Adesso, se inizialmente poteva sembrare un ritorno al passato, devo dire che invece più passano i giorni, più passano le settimane, più mi rendo conto che stiamo facendo un salto di qualità. E ho voluto indire una serie, varie sessioni di audizioni. Ho fatto già 2 sessioni, una a Catania il 2 settembre e una il 3 settembre a Palermo. Mi accingo a queste altre 2 giornate qui a Roma il 23 e 24 settembre, presso l'Accademia Internazionale del Musico, che deve ancora essere inaugurata ufficialmente, ma grazie all'amicizia che mi lega, diciamo, alla proprietà di questa scuola, ho l'opportunità di sfruttare la struttura, diciamo che è il mio sponsor tecnico, in poche parole. Ecco, hai parlato E dei qui. casting per Rent, te lo devo proprio chiedere, i diritti, visto che non è più una school edition, mi sembra di capire. Non lo è più. Sì, mi sono informato, ho chiesto in giro, ho individuato la MTI di New York, ho contattato, all'inizio ho avuto qualche difficoltà, devo dire, forse anche da quelle parti, molta incredulità forse del fatto di essere contattati da un piccolo bambino, un merito sconosciuto, però devo dire poi, per quanto riguarda queste prime 2 date, perché forse ancora non l'abbiamo detto, il debutto nazionale di Rente è previsto per il prossimo 1 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania. Al teatro, scusa, non ho capito. Al Teatro Metropolitan di Catania, Ok. con replica il 4 dicembre al Teatro Golden di Palermo. E queste sono le Benissimo. prime date di quello che si spera possa essere un tour italiano in tutti i teatri. Quindi tu hai acquisito i diritti, hai avuto problemi per le traduzioni?
No, devo dirti la verità, no, al momento no, hanno voluto solo sapere chi era stato a fare le traduzioni e solo questo. Quindi i performer saranno retribuiti, è comunque uno spettacolo professionale? Sì, uno spettacolo professionistico, professionale amo dire io, nel senso professionistico perché visti i curriculum che stanno arrivando, mi rendo conto sempre di più che sarò costretto, no, costretto, piacevolmente costretto a scritturare dei professionisti del settore professionale perché mi sono imposto come mission di apparire, essendo una nuova realtà, non posso presentarmi nel peggiore dei modi, quindi vorrei presentarmi con tutti i carismi del caso. Bravo, noi siamo molto contenti perché purtroppo in questo settore ci sono molti casi di scialtroneria, quindi è bello quando ci sono delle persone che vogliono essere onesti, è anche per questo che ho fatto questa intervista, per conoscerti meglio, insomma. Quindi i performer assolutamente pagati, l'allestimento si può già dire dove sarà oppure no? Questo, se permetti, vorrei riservarmelo perché non vorrei dare un'informazione al momento un po' riservata, e molto dipende dal fatto, dalla composizione del cast, ecco, questo okay. Non posso anticiparne, penso che dipenderà molto dalla provenienza geografica del cast. Questo è un discorso molto forse legato al mio discorso produttivo, però capirai che io posso, visto che ho fatto questo grosso investimento come diritti, se posso risparmiare in qualcos'altro, naturalmente. Immaginiamo. Assolutamente sì. Quindi i prossimi casting saranno, ricordaci le date? Sì, ricordiamo le date, sono il 23 settembre e il 24 settembre a Roma, presso l'Accademia Internazionale del Musical, sito in piazza San Felice da Cantalice 21. E dopodiché ci sarà un'ulteriore data il 15 ottobre a Catania, sempre all'Accademia Internazionale del Musical. Insomma, penso che per il 15 ottobre dovremmo avere già le idee chiare su quella che sarà la composizione del cast. Del cast. Hai già ricevuto tanti curriculum, mi dicevi? E diciamo che a oggi pomeriggio ne avevamo intorno ai 250. Beh, caspita, state già facendo una scrematura? E no, noi contiamo di farlo la scrematura del 2023-2024, e per questo che mi rivolgo ai tuoi ascoltatori, se dovete proprio scegliere una data, ecco, se mi prenotate l'audizione per il 23 mi fareste una cortesia, nel senso che il 24 sono già pieno e avrei qualche difficoltà a contattare tutti, perché non abbiamo detto che è gradita la prenotazione con il via curriculum vitae e di una foto, figura intera e una a primo piano alla mail che è casting @daphnispettacoli.it.